è più sofisticata la domanda. Quindi questo ci si sta chiedendo, ma come varia il modo la tensione a muoversi dalla particella? Quant'era la tensione qui? È una domanda da 19. Qual è la tensione in un altro punto? È una domanda da 22, 21, 22. Sono domande semplici alla quale voi dovete arrivare, non tanto nei passaggi, ma nella fisica che è a monte. Quindi, di nuovo, l'esercizio si fa in due modi. Cioè si usano due concetti per arrivare alla risposta in maniera semplice. Uno è la conservazione dell'energia, cioè io so che lui parte da fermo, l'energia cinetica è zero, ma ha una certa energia di posizione. Nel suo muoversi la posizione cambia, l'energia di posizione cambia, ma cambia anche l'energia di movimento, ma cambiano in modo che la somma rimanga al valore iniziale. Il valore iniziale era l'energia di posizione. Lui scende, cambia la sua energia di posizione, cambia anche l'energia cinetica. Quant'è l'energia cinetica qua? L'energia cinetica qua, partendo da fermo, l'energia cinetica qua è solo dato da mg per il dislivello. Ma il dislivello quant'è? Il dislivello quindi è la differenza di quota tra questo punto e questo punto qua. Questo punto, se chiamo questo y uguale a 0, che è una scelta naturale in questo esercizio, questo punto qui è a questo cateto rappresenta la sua quota e quindi è r coseno dell'angolo da cui è partito. Quindi attenzione, teta 0 è l'angolo da cui parte e teta è l'angolo generico a cui si trova una volta che è partito. Quindi questa quota è questa quota è questa qua, è r per questo cateto qui che va da qua a qua, è r per il coseno di quest'angolo. Quindi chiaramente il dislivello è r coseno di teta meno coseno di teta 0. Quindi la conservazione dell'energia mi dice che l'energia cinetica nel punto teta è uguale a mgr, mg e questo è il dislivello. Okay, questo qua è il dislivello. Perché la variazione dell'energia cinetica è quella? Perché l'altro lavoro che in linea di principio c'è, il lavoro fatto dalla tensione del filo, in realtà è nulla, perché la tensione del filo è istante per istante, prendo io, lei è ferito. La tensione nel filo che c'è in ognuno di questi punti nel suo moto lungo la traiettoria è sempre a 90 gradi rispetto allo spostamento sulla traiettoria. Quindi la tensione del filo non fa lavoro, fa lavoro solo a forza peso, quindi conta solo il dislivello. L'altro pezzo che serve per arrivare a quanto vale la tensione è la dinamica del moto circolare. E la dinamica del moto circolare è: se voglio fare un arco, se voglio muovermi lungo un cerchio, ho bisogno di una forza centripeta rivolta verso il centro. La forza centripeta netta che devo avere, il risultante, è mv quadro diviso r, ma quella forza netta è la risultante di due forze in competizione. Uno è la tensione del filo che tira verso il centro e l'altro è la parte della forza peso che punta verso via dal centro. Quindi la forza peso è nella direzione opposta alla tensione del filo, la parte della forza peso, attenzione. E quanta parte della forza peso quant'è la parte della forza peso che stiamo trattando? Mg coseno di teta, dove teta è l'angolo a cui il corpo si trova, d'accordo? Quindi questa è la dinamica del moto circolare, notate se di meno. Chi entra col segno più? Entra col segno più la tensione, perché la tensione è rivolta verso il centro. Quindi lui per convenzione è positiva, perché la direzione positiva è verso l'interno della curva. La parte della forza peso che invece appare ha un segno meno perché si allontana dal centro della curvatura, come potete vedere dal disegno che ho fatto prima. Questa è la forza peso, questa parte della forza peso non è nella direzione positiva. La direzione positiva è questa, questa è Udn, questa è Udn, questa entra con un segno negativo, invece la tensione entra con un segno più. Deve essere chiaro quello. Se sbagliate i segni, se dite che la T è negativa e la mg coseno è positiva, sbagliate tutto. Poi mettete due assieme queste due. Il primo si manipola così, si ottiene che mv quadro diviso r è uguale a 2mg
per questo, vedete che ho portato questa R qua sotto e la 2 sopra. Quindi questa equazione qui viene direttamente dalla conservazione dell'energia. Prendo questa e la metto qui, se volete. Quindi dico che T è uguale a questo più. Quindi la sostituisco dentro con qualche passaggio di matematica. Vedete che la tensione nel filo, sapendo che era partito dall'angolo θ0, guardate, ho usato questa formula qua. La tensione del filo all'angolo θ, quando era partito da θ0, uso questa notazione. È una notazione, basta che io vi dica adesso cosa intendo. Con questa scrittura intendo dire la tensione quando il corpo si trova all'angolo θ, sapendo che era partito da fermo dall'angolo θ0. Questo è uguale a questo più questo. Va bene, abbiamo capito. Quindi la tensione qua all'angolo θ partendo da θ0 è uguale a questo. Un po' di passaggi matematici. Vedete che questa roba qua è questo. Vedete che ho mg coseno, quindi mg coseno, 2 mg coseno, quindi questi fanno 3 mg coseno, e poi c'è meno 2 mg coseno θ0, θ0 l'angolo di partenza. Ok, metto in evidenza l'mg, perché no? E ho 3 coseno, entro la parentesi quadro, 3 coseno meno 2 coseno θ0. E vorrei che deve essere chiaro che questa è la formula generale, vi dà la tensione nel filo quando è qui. E dovrebbe coincidere con il risultato che abbiamo calcolato poco fa quando il corpo si trova qui. Se guardate sugli appunti, la tensione del filo quando si trova qua, nel punto più basso, essendo, qui si direbbe in italiano, lui parte da θ0, la tensione del filo quando è nel punto più basso, la formula che avevamo calcolato è questa, che quando la svolgete vedete 1 più 2 per 1, poi 2 meno... questo diventa un 3, quindi le formule coincidono quando l'angolo che vi interessa è l'angolo più in basso, che corrisponde a 0 gradi. L'angolo più in basso è quando l'angolo è 0, perché misuro gli angoli dalla verticale, quindi coseno di 0 vale 1. Notate come questo è l'esercizio generale. Lo chiederò, è già un po' più sofisticato, ma più di tanto, quindi tra un 18, cosa sarà un 19, un 20, non esageriamo, è semplice, è la stessa roba, dovete avere chiaro perché la forza peso è una forza conservativa, dovete avere chiaro la dinamica moto circolare, patti chiari, amicizia lunga. Questa è la terza ora, giusto? E la seconda? Ce n'è un'altra dopo questo? Muoio! Non vi faccio interamente questo esercizio, ma voglio che lo impostarlo assieme a voi. Purtroppo non ho uno spago e un sasso per lo spago, ma immaginate che io stia facendo così. Avete un sasso che sta facendo un moto circolare nel piano verticale. Quindi il piano della lavagna, il piano verticale, eccolo qua, sta facendo un moto circolare, è un cerchio questo, accettabile? Sta facendo un moto circolare. Facciamo finta che lui quando è qua giù, chiamiamo questo il punto basso, di nuovo chiamerò questo l'asse Y, questo è il punto basso, YB, B anche per basso, se volete, e questo è la YA, chiamiamo YA per alto, il raggio del cerchio sia R, quindi c'è uno spago, e la particella sta facendo un giro, quindi immaginate che la velocità qui nel punto basso sia così e la velocità qua su ha un altro valore, ovviamente è di là, no? Sta facendo moto in questo modo, quindi avrà un certo valore, immaginate che questo sia
la V di B e questo è la V di A. Ok? Quando il corpo nel punto B, questo è il centro, ci sarà una tensione del filo che chiamiamo TA, è un vettore rivolto verso là. Quando è qui ci sarà una tensione, chiamiamola TB, non è detto che siano uguali, tutti e due però sono rivolti verso il centro. Qual è la differenza tra le tensioni nei fili? Sono uguali le tensioni? Sono diverse? Una è più grande rispetto all'altro? Dove si rischia che il filo si spezzi? Perché se sono uguali può spezzarsi ovunque, se uno è più grande l'altro, magari dove il modo della tensione è più alta è là che rischia di spaccarsi. Come si fa questo esercizio? Nell'andare da A a B, il filo, la tensione del filo non fa lavoro, solo la forza peso fa lavoro. Quindi l'energia cinetica varierà. Ma perché varia? Non perché c'è la tensione del filo, ma perché variano di quota. Quindi KB meno KA, che è uguale a U di A meno U di B. Ups, sì, U di B. Conservazione dell'energia. Cosa vuol dire conservazione? In realtà la scrivo così: KB più U di B uguale KA più U di A. Questa è la conservazione. Cioè che l'energia non cambia. Cos'è l'energia? È la somma di due tipi di energia. C'è un'energia di movimento e c'è un'energia di posizione. La somma dell'energia di movimento più l'energia di posizione non cambia mai. Quindi la variazione dell'energia di movimento è uguale a meno la variazione dell'energia di posizione. Quindi questa è la conservazione. Ai fini dell'esercizio la si scrive così. Quindi cosa sarà? Siccome questo è generale, che sia la forza di Coulomb, la forza di gravitazione universale, la forza peso, la forza di Hooke, questo finora questo vale per qualsiasi forza dove la forza è conservativa. Questo esercizio. Perché? In questo esercizio la U di Y è uguale a meno mg y più una costante. Quindi questo esercizio, questa è la situazione. Ho messo la y verso y positivo verso il basso. Quindi B e A per me vuol dire basso alto, Visto che il moto è un moto in qualche modo ciclico, è inutile chiamare il primo o il secondo, cioè basta aspettare un po' che il punto di partenza diventa il punto di fine, cioè. A e B per me vuol dire basso e alto in questo senso. Quindi la variazione di energia cinetica tra il punto alto e il punto basso, basso e il punto alto, è uguale a mg per il dislivello. D'accordo? Scritto per esteso. Adesso, qual è il dislivello? Qual è il dislivello tra questo punto e questo? Se R è il raggio del cerchio, se volete R è la lunghezza di questo benedetto filo inestensibile, il dislivello è due raggi, quindi è il diametro, quindi mettete, se volete, 2R, ok? D'accordo? Il dislivello da qua e qua. Vespa? Adesso, cosa sapete? Questa è la conservazione dell'energia. Cosa sapete del moto circolare? Della dinamica dei moto circolari? Sapete che quando la particella è qui, per fare la curva, serve che ci sia una forza centripeta, e la forza centripeta in questo punto qui la scrivo così: mv, e questo è il punto basso, diviso r. Questa è la forza centripeta ed è
la risultante di due forze. Uno è la tensione del filo e l'altra è la forza peso. Quando è in questo punto, la tensione del filo è rivolta verso il centro, la tensione e la forza del peso è rivolta per esempio così. Quindi, silenzio, questi sono i punti cruciali. La tensione del filo, per definizione, è rivolta verso il centro, entra con un segno più. Questa forza peso entra con un segno meno. Facile, no? Quindi, questa è la tensione nel punto B, meno mg. Banale. Scrivete adesso, imponete lo stesso tipo di equazione, cioè cos'è la forza centripeta, nel punto alto. Nel punto alto avete che ci deve essere una forza centripeta per farlo fare la curva. E la forza centripeta adesso è così, e di nuovo ho due forze che stanno agendo. Ho la tensione del filo e ho anche, adesso questo l'ho disegnato un po' a mano libera, ma questa qua, questa tensione, questa forza peso, che adesso disegno qua, la forza peso è meglio disegnare un colore diverso. Vedi, la forza peso la disegniamo in verde. E la tensione del filo la disegniamo in rosso. Ok? Quindi questo è TA, questo è TB. Come scriverete la dinamica del moto circolare nel punto alto? Forza centripeta uguale. La tensione entra sempre col segno più perché è rivolta verso il centro, ma anche la forza peso è rivolta verso il centro. La forza peso è rivolta verso il centro. Questa forza peso non è rivolta verso il centro. Chi ha il segno più è la freccia rossa. La freccia verde avrà il segno più o meno a seconda che sia concorde o meno con la freccia rossa. Chi è rosso, chi è positivo è la rossa. Questo è il punto cruciale. Dovete guardare le frecce e quindi mettere un segno algebrico. Come sono messe le frecce? Qua sono concordi, qua sono discordi, quindi qua hanno lo stesso segno algebrico, qua hanno segno algebrico opposto. Ma chi è il positivo? Il positivo è la rossa, la tensione è sempre rivolta verso il centro, è lui che si becca il segno più. Ma già dal disegno dovete capire che qua avranno lo stesso segno algebrico, qua hanno segno opposto. Ok? Quindi queste sono le vostre tre equazioni. Una, due, tre. Quindi, per esempio, siccome la domanda è qual è la differenza di tensione, la domanda è qual è la differenza di tensione tra il punto in alto e il punto in basso. Hanno la stessa tensione? Se no, chi è quella che ha il modulo maggiore? Questa è la domanda. Quindi io voglio sapere chi è TB e TA e confrontarle, no? Ah beh, facciamo questo esercizio, è vero. Cancello, questo posso cancellare. Fatelo voi prima che lo faccia io. Immaginate una strategia molto analoga a quella che ho già applicato, eh. Shhh. Esempio da questa, voi avete che T di A, T di B, scusatemi, mannaggia me, T di B uguale a questo più MG. E T di A allora questa cosa fate? Dividete per R e moltiplicate per 2, quindi questa qua io potrei fare così, che è MV di B al quadrato diviso R meno MV di B di A mangia me al quadrato diviso R è uguale a 2, vedete? Divido per R e moltiplico per 2. Quindi, quando divido questo per R, R va via, moltiplico per 2, 4mg, quindi questo meno questo è uguale a 4mg. Lo vedete? Yes?
Siamo d'accordo? E quindi vedete che TD quindi TA sì, sono facendo la differenza da questi, oppure forse è più facile fare questo meno questo è uguale a 4mg, quindi questo passaggio è inutile, no? Non è che sia inutile, è che lo vedo in modo più semplice. Questo meno questo è uguale a 4mg. Quindi questo meno questo è 4mg, lo abbiamo appena calcolato. E questo meno questo cos'è? È TB meno MG meno TA. TB meno TA. Questo meno questo è meno 2mg. Lo vedete? E quindi TB meno TA è semplicemente il modo più veloce per ottenerlo. E quanto vale? Quanto vale? 6mg. Meccanici. Quindi TB non è uguale a TA. Qual è il punto dove si rischia di spezzarsi il filo? Quando è in basso? Pensateci. 6mg. E notate come 6mg è uguale a 2 volte per 3mg. Giusto? Cioè 3mg è la tensione del filo quando passava sotto un pendolo partendo da 90 gradi, questo deve arrivare fino in cima. Non è certamente oro colato questo, però fanno parte del guarda caso, chissà se è un caso. È un caso? No, non è un caso. So che uno poi dovrebbe articolarlo e argomentarlo un po' meglio, ma non è un caso. 6mg. Quindi se voi fate così con la fionda, con Davide contro Golia, il filo che lui deve usare, se voi volete fare un esperimento, volete uccidere Golia o almeno ferirlo, poi non credete alla pena di morte, lo mettete all'ergastolo. Prendete Golia, lo mettete in una prigione. Guaio è che in Italia l'ergastolo veramente non esiste, non è che uno viene condannato e non esce più, no? Dopo 20 anni esce fuori, lo trovate dalla moglie di Costanzo o lo scrivo un libro. Prese strano. Voi volete costruire una fionda per ammazzare Golia? Avete un sasso di una certa massa? Quindi ha un certo forza peso e volete selezionare il filo in modo da reggere lo sforzo che dovrà subire, no? Non volete che il filo si spezzi. Allora, voi per collaudare il filo non basta tenere il filo fermo, vi conviene prendere 6 masse, solo se regge 6 volte, allora avete la speranza che regga, no? Tutto lì. Va bene, facciamo qualche considerazione. Ma è interessante, io ho parlato con i ragazzi di tanti anni ormai, no? Io non credo, tanto per fare qualche parola che non abbia niente a che fare con la fisica, quando non parlo di fisica potete ignorarmi comodamente. Penso che io non credo nella pena di morte. E la maggior parte degli italiani non credo alla pena di morte. Credo che uno dei, come si chiamava il filosofo italiano che argomentò contro la pena di morte? Beccaria. Grande pensatore. Però non ho ancora trovato una persona che condivide l'idea che uno possa ammazzare qualcun altro, magari non in un momento di rabbia. Ma per esempio il maso, no? Quello che ammazzò i genitori per l'eredità. È già fuori, no? Fatto 20 anni e non riesco ancora a trovare qualcuno in Italia che accetti questo.
La maggior parte della gente dice, ok, non ti tolgo la vita, ti condanno a un ergastolo, un ergastolo vero, non esci più. E perché invece questi 20 anni, niente? Ok. Shhh. Vediamo se trovo i numeri, ho dimenticato di stampare nel vecchio quaderno. Silenzio per cortesia, mentre cerco dei numeri. Silenzio, silenzio. Shhh. Per cortesia, nei miei confronti, per cortesia. Eccoli qua. Ok, vorrei spendere due parole, proprio due. Di nuovo, tutto quello che sto facendo ci sono ormai i PowerPoint, eh? Cosa sono le forze conservative? Ci sono i PowerPoint, i campi vettoriali. Questa roba ormai in rete c'è. Anche quello che sto per fare oggi. Allora, vorrei spendere due parole, questo, quello che rimane di quest'ora, per dirvi qualcosina sulla gravitazione, perché lo trovo interessante. Allora, il PowerPoint è fatto molto meglio di quello che farò adesso, se lo prende più comodo, più voi lo potete seguire con una lezione frontale, credo. Allora, dovete sapere che si sapeva già dall'epoca di Newton, la gente era già convinta che i pianeti, per descrivere il comportamento dei pianeti, era più sensato dire che giravano attorno al Sole e non alla Terra. D'accordo? Poi Newton, c'era Keplero, della generazione dopo Copernico, c'era Keplero. Keplero era un contemporaneo di Galileo. Quando è morto Galileo è nato Newton. Okay? Il Keplero, contemporaneo di Galileo, aveva fatto una scoperta molto interessante, che i moti dei pianeti non erano dei cerchi, col Sole al centro, ma erano, ha fatto tre leggi, ha enunciato tre leggi. Una asseriva che il moto dei pianeti, che all'epoca erano Mercurio, Venere, ovviamente Copernico declassò la Terra a diventare un pianeta, quindi tre, poi c'era Marte, c'era Giove e c'era Saturno, ok? Invece Urano e Nettuno e Plutone sono stati scoperti con i telescopi. Quindi all'epoca di Keplero erano questi qua. E Keplero capì che il modo migliore per descrivere il comportamento dei pianeti, la curva matematica, non era un cerchio, ma era un'elisse. E l'elisse ha una caratteristica. Questa è un'elisse che fa proprio schifo, ma ha due cosiddetti fuochi. Quindi una delle leggi, adesso cerco di dirlo per bene, una delle leggi che Keplero asseriva che i pianeti orbitavano attorno al Sole su traiettorie che erano delle ellissi, con il Sole in uno dei fuochi. L'ellisse ha due fuochi, quindi in uno di questi c'è il Sole. Cos'è un'ellisse? Un'ellisse è la curva che si farebbe facendo questo. Qualsiasi punto sull'ellisse, se l'ellisse è ben disegnato, la definizione dell'ellisse è che presi due fuochi, fuoco 1 e fuoco 2, prendendo un punto sulla traiettoria, la caratteristica di questo punto è che la somma di questa distanza più la somma di questa distanza è una costante. Cioè per tutti i punti sulla traiettoria la somma di questa distanza più questa è lo stesso. La somma di questa distanza più questo è sempre lo stesso numero. La somma di questa è sempre lo stesso numero. Questa più questa è sempre lo stesso numero. Questo è un'elisse, è un modo per disegnare un'elisse. Uno può, mi ricordo quando ero piccolo io alla seconda elementare, noi disegnavamo elissi alla seconda elementare perché è molto carino. Prendete una tavola di legno, conficcate un chiodo qui e un chiodo qui, prendete uno spago, fate una curva chiusa, la legate assieme, Poi mettete lo spago in qualche modo a penzoloni attorno a questi due chiodi, ovviamente è sul piano orizzontale. Poi con una matita tendete lo spago, in modo che quando piantate la matita qua, lo spago è teso, è fatto così, lo spago, sta facendo il giro di questo chiodo, questo è qua. Quando voi spostate la matita, quindi proprio spostate la matita, chiaramente questo non cambia mai, e queste due si accorciano, si allungano, in modo da dare sempre la stessa lunghezza. Quindi voi potete tracciare con una matita un'elisse. L'avete fatto mai in vita vostra? Ah, l'avete fatto a che età?
Io l'ho fatto a 7 anni. Un'altra legge di Keplero, quindi questa è la prima legge di Keplero, che il moto dei pianeti sono delle ellissi col sole in uno dei fuochi. Prima legge, ellissi. Sole in un fuoco, un fuoco. Addirittura un corollario, se volete, del prima legge è che tutti i pianeti, il sole è in uno dei fuochi ed è sempre lo stesso. Vabbè, lasciamo perdere, è un dettaglio eccessivo. Ellissi con sole in un fuoco. Seconda legge, questa è, voglio dire due parole sulle prime leggi, prime due, perché voglio puntare sulla terza. La seconda legge è un po' più difficile da esprimere ed è l'idea è questa. Se questo è il sole, l'altro fuoco non lo rendo in grassetto. Supponete che il pianeta si trovi qua in un certo istante. Fate trascorrere un intervallo di tempo e il pianeta si sposta. E supponiamo che si trovi qua poi dopo un certo lasso di tempo. Quindi questo è il tempo, questo è T1, dove si trova qua, questa è la posizione T2. Fate un certo intervallo di tempo. Silenzio, mamma mia. Se no lo do per dato, ok? Voi se conoscete le due leggi di Kepler. Fate trascorrere altro tempo, questo è il tempo. A un certo momento immaginate che il pianeta si trovi qua, ok? In un certo istante chiamiamo T3. Ok? Adesso, se voi fate passare un intervallo uguale di questo qui, quindi questo intervallo di tempo è uguale a questo intervallo di tempo, questa pianeta si sarà spostato, ma di quanto si sposta? Ecco, allora credo che un disegno valga veramente 1000 parole. Allora voi immaginate vedere l'aria. Quando era nell'istante T1, se voi piazzate l'origine qua, questo è il raggio vettore, è il vettore posizione. Quando è qua, il vettore posizione è questo. E al passare del tempo, questa freccia posizione si sta spostando. Quindi pensate a quest'area qua, a quest'area, ok? L'area che la freccia posizione, come potrei dire in italiano? Che individua, spazza al passare del tempo. Quando lui passerà dall'istante T3 al T4, si sposterà in modo tale che l'area spazzata dal vettore posizione sia uguale. Adesso il disegno è disegnato un po' liberamente e non ha la pretesa di essere fatta in scala, ma dovete immaginare che l'area qua deve essere uguale all'area là. Cioè l'area spazzata in intervalli di tempi uguali è uguale. L'ho detto giusto? Questa è la seconda legge. Intuitivamente cosa sta dicendo? Che quando il pianeta è vicino, lo speed è grande. Shhh. Cos'è lo speed? Lo speed è il modo della velocità. Shhh. Quando il pianeta è vicino al fuoco, al sole, avrà uno speed molto veloce. Quando è lontano, lo speed è più piccolo. Quanto più veloce, quanto più piccolo? In modo tale che l'area spazzata dal vettore posizione siano uguali, a patto di far trascorrere un uguale intervallo di tempo. Questa è la seconda legge di Kepler. Ok? Poi c'è la terza legge, quindi qui si aree spazzate. Spazzate uguali. Si dice così? Spazzate? Spazzolate? Spazzate? Così? Oppure spazzolate? Spazzolate non va bene? Spazzate va bene? Sì.
Terza legge. Terza legge. Si evidenzia qua. Allora, attenzione, il tempo che impiega a fare un giro completo lo chiamiamo il periodo, ok? Chiamiamo R, come potrei dire cos'è R? Se volete, R è la distanza media del Sole misurato lungo quest'asse, lungo l'asse che congiunge i fuochi, ok? Un'ellisse dove due fuochi coincidono è un cerchio. Quando un cerchio è poco ellittico vuol dire che i fuochi sono molto vicini, quando è molto ellittico vuol dire che i fuochi sono molto distanti. Quindi un'ellisse molto eccentrico, molto ellittico, avrete fuochi molto distanti. Un'ellisse che è poco ellittico avrà i fuochi più vicini. E un'ellisse che dove i fuochi coincidono è un cerchio. Sono tutti imparentati questi. Avete sentito parlare delle sezioni coniche? Sì, quindi non lo dico. Sono parenti le sezioni coniche. Quindi, se questa la chiamate, che so, a R1 e questa distanza la chiamate R2, la media di quei due è la R che appare qua. Quindi in un cerchio è il raggio del cerchio. E lui ha scoperto che i pianeti, se voi... Ok, lo do per buono, basta, non vi quadro. Poi lo chiederò all'orale, che funziona. Lo faccio o no? Sì. Allora state zitti. L'umidità è schizzata su, sto sudando in maniera impressionante da pochi minuti. Capiamo? È stato recentemente declassato. Il periodo lo esprimo in unità terrestri, quindi anni. Questo lo esprimo in raggi terrestri. Sì. Quindi sono chiamate unità astronomiche, astronomic unità astronomiche. Oddio, qual è il diametro radio terrestre? Dell'orbita terrestre? Un lapsus, cos'è? 150 milioni di chilometri, possibile? Ho un lapsus terribile, non ho controllato. Comunque, la distanza media del Sole dalla Terra, quella distanza là, la chiamano la Astronomic Unit, unità astronomica, ok? Quindi se volete io sto per scrivere i raggi delle orbite dei pianeti in unità del raggio dell'orbita terrestre. Mi sono dimenticato di guardare il numero, certamente è un numero che non uso alla fine sera. Mi sembra che sia 150 milioni, però qualcuno che è in rete adesso me lo può controllare per piacere.
Allora, il periodo di Mercurio è espresso in anni, quindi io esprimerò i periodi in unità del tempo che impiega la Terra a fare un giro, ok? Quindi è 0,241, il raggio dell'orbita di Mercurio è 0,39, a Venere è a 0,615, 0,72, la Terra ovviamente è 1, è 1, Marte è a 1,88, e il raggio è 1,52, Giove è 11 anni, quasi 12, e 5,2, Saturno su quasi 30 anni, 29,5. Abbiamo 2 cifre da fare, 2,0, 2 cifre si capisce, e 9,54. Urano è ben 84 anni, è 19,18, Nettuno è ben 165 anni ed è a 30,06, questo è il numero che ho trovato, 248 anni e a 39,44, ok? Va bene? Allora, voi prendete la vostra calcolatrice, perché qua nel mio quaderno ho T quadro diviso R cubo, fate R cubo diviso 3, la stessa cosa, quindi calcolate a R cubo diviso T quadro, ok? Fatelo e troverete un numero che è molto vicino a 1. Io ho sul mio quaderno qua T quadro diviso R cubo, quindi vi riporto questo, che è l'inverso, però siccome non voglio farlo, per esempio con Mercurio è 0,98, quindi entro 2% vicino, Venere è 1,01, la Terra ovviamente è 1, questi discorsi, Giove è 0,99, dov'è Giove? Dov'è Marte? Marte è, ho perso le righe qua, 1,01 è Marte, Giove è 0,99, Saturno a me è venuto fuori 1, Nettuno è venuto fuori 1 e Plutone, vabbè, qua mi sono perso le righe qua. Giove, Saturno, Urano, Nettuno, a me è venuto fuori 1 e anche Plutone. Però ho fatto i conti rapidamente l'anno scorso, anzi questo quaderno è vecchio di 2 anni, quindi verificate. Comunque l'idea è che sono molto vicini a uno. Tutti questi numeri sono molto diversi uno dall'altro, però se costruite questi rapporti viene fuori una cosa anche. Questa è la scoperta di Kepler, che ovviamente lui aveva visto solo questi numeri. Questi erano i pianeti di Kepler. Va bene. Quindi Newton ha fatto probabilmente un discorso di questo tipo. Io non ho mai letto in principio il libro di Newton. Quindi è una mia, non è farina del mio sacco, ho seguito il ragionamento di un collega in un libro tanti anni fa, mi è piaciuto l'argomento, il modo di ragionare e lo propongo agli studenti. Allora, l'argomento è molto semplice e fa un discorso semplificatorio, cioè supponiamo che il pianeta abbia un moto circolare, quindi non include la complicazione di un'ellisse. Quindi facciamo finta di considerare una situazione dove ho un moto circolare col Sole al centro e ho un pianeta, d'accordo? È un moto circolare con un certo raggio e avrà un certo periodo, e siccome sperimentalmente, osservativamente, io so che deve valere la terza legge di Newton, perché per il momento è già incluso le due, la prima e la seconda, è un cerchio che è un tipo di ellisse e ovviamente il tempo che impiega a spazzare, che il vettore posizione impiega a spazzolare o spazzare aree è costante per il fatto che il pianeta si muove a velocità costante. Perché si muove a velocità costante?
perché immagino che tra qua e qua ci sia una forza che è rivolta verso il centro, e siccome sto spostandomi lungo un moto circolare, questa forza è sempre perpendicolare agli spostamenti, quindi la velocità e la forza sono a 90 gradi, la forza è 90 gradi, quindi io so che l'energia cinetica non cambia, quindi lo speed non cambia, è un moto circolare con una forza centripeta, cambia la direzione ma non cambia lo speed, quindi non cambiando lo speed so che vale anche la seconda legge di Keplero. Facciamo una pausa di 10 minuti.